Prima di proseguire, vediamo quanti punti legame mi mancano. Altri 3 punti, quindi io aspetterei un attimo. Faccio salire i punti, mi prendo questo che ci fa recuperare HPSP, che in realtà non è costo granché, però almeno ci aiuta un pochino. E parliamo prima con tutti i nostri compagni. Oh, questo non è il posto in cui sparano al protagonista di quel film. Immagino che essere messi alle strette in un vicolo del genere non ti lasci molte opzioni. Un momento, conosco quel negozio. E anche quello. Wow, sono tutti identici. Makoto è presa nei suoi pensieri. Visitiamo anche tutti i negozi. Vediamo che cosa hanno per me. Niente di eccezionale, come al solito. Spero sempre però in qualche ristorante che abbia almeno, esatto, le ricette che... Mi piace collezionarle comunque. Che profumino invitante. Magari mi fermo qui e ordino qualcosa. Yusuke, lo sapevo. Ah, vedo che l'hot pot di granchio stimola il tuo interesse. Lascia che ti faccia compagnia. Non riesco davvero a concentrarmi dopo aver ammirato un tale spettacolo all'esterno. Non chiedo che un semplice assaggio, nulla di più. Ed è così che si mangia tutta la ciotola. In poche parole, vuoi scroccare a spese di Phoenix? Devo supporre che il tuo portafoglio sia vuoto quanto il tuo stomaco. Poverino, mi sono goduto l'hot pot di granchio insieme a Yusuke. È una delizia senza pari. Mi sento ispirato, giustamente. Povero Yusuke in tutti i sensi. Ristorante di hamburger, qua c'è Ryuji. Oh, strano, pensavo ci fosse un panino. Negozio di souvenir. Vediamo, caramella per il mal di stomaco. 5 di agilità, ok, questo lo compriamo. Riduce il danno da fuoco. Ok, lo compro perché costa poco. Alexa, quanti euro sono 500 yen? 500 yen equivalgono a circa 3,83 euro. 3 euro per un portachiavi ci sta. Vediamo il ramen bar se ha qualcosa per noi. Caspita, è zeppo di gente. Ah, sembra che vendono anche da asporto. Meno male. Annettina, ciao. Guarda un po' cosa ho comprato. Bello, eh? Che cosa hai comprato? Un'enorme cuscina a forma di takoyaki. Ha quel tocco locale che non guasta. E poi ho pensato che sarebbe stato carino metterlo nel nostro ritrovo. Va bene, mi hanno fatto un buon prezzo, quindi l'ho comprato al volo. Interessante, gli abitanti di Osaka devono essere tutti dei commercianti navigati, vero? Beh, una nuova decorazione ci sta sempre bene. Voi due invece? Osaka è famosa per molte cose, ma le risate sono senz'altro in cima alla classifica. Le risate? Ci sono molti comici? Quindi è qui che vengono gli uomini quando vogliono farsi una risata? Deve essere un posto allegro. Abbastanza, a quanto pare. Cavoli, quindi tutto questo posto è un immenso teatro. Anche se ripensandoci, Osaka è un po' la terra natale della comicità giapponese. Non seguo molto la panoramica degli spettacoli tradizionali, ma solitamente c'è un uomo buffo e una sua spalla, giusto? Gli altri personaggi ci sono? Che altri personaggi? Stai scherzando, vero? Aspetta, dovrebbe essere una scenetta questa. In teoria sì. Ristorante giapponese. Un ristorante giapponese di lusso, eh? Ho sentito dire che il segreto è il brodo della cottura. Il sushi di Osaka. Ok. Sento un aroma pungente ma molto gradevole di riso per sushi. Forse dovrei fermarmi a mangiare. Questo odore è quello che penso. Si tratta di sushi preparato dello stile Osaka. Una grande varietà di ingredienti sistemati, estratti e presentati sul riso formato da cubi. Ah, quindi non è un semplice pesce poggiato sul riso. Phoenix, puoi procurarmene un po'? Mi sono goduto il sushi insieme a Morgana. Questo riso così dolce e acidulo al tempo stesso si sposa perfettamente con tutti gli ingredienti. Le mie papille gustative sono al settimo cielo. Mi sento ispirato. Però ho bisogno di... Non per nulla chiamano questo posto la città dove mangiare fino allo svenire. Però ho bisogno di altri punti per poter prendere l'abilità di creare cibo di livello 2. Però dobbiamo trovare Zenkichi, ci ha chiesto di uscire con lui. Zenkichi? Penso che sarà nella prossima zona, Zenkichi. Ah, una torre. A quanto pare siamo giunti a Shinsekai. Guardate quel pesce che nuota in aria e l'enorme statua lucente. A cosa serviranno mai? Un posto interessante, sembra ci siano anche un sacco di negozi da vedere. Ma cos'è questa folla? Saranno tutti in fila per andare alla statua? Ah, può essere. Può essere una di quelle statue che ti aumenta i punti a caso. Ehi, che c'è? Pensavo solo che c'è un gran chiasso. Cos'è di preciso quella statua?
Ricerca completata, è la statua del Billiken. Pare sia il dio della fortuna e che se gli si tocca i piedi i tuoi desideri si avverano. Ah, capisco, sembra piuttosto popolare. Ti prego, statua del Billiken, ti prego, fa tornare Emma online. Ah, parlano tutti di Emma. Emma? Cosa faccio senza Emma? Andate tutti a fanculo. Ti prego, aiutami. Ah, ti prego, ho bisogno di Emma. Questa falla è qui perché Emma è down. Sono davvero tutti qui per questo. È come se fossero in astinenza. Capisco sia utile, ma se ne sono così dipendenti, vuol dire che c'è qualcosa sotto. Aspetta, se è down, come mai siamo riusciti ad entrare nella prigione di Akane? Probabilmente perché faceva parte del piano di Konoe per catturarci. Emma è ancora online per noi, se ci pensi, siamo piuttosto fortunati. Capisco, quindi se la usiamo a nostro vantaggio riusciremo a infiltrarci nella prigione di Konoe. Allora dobbiamo muoverci, faremo irruzione e cancelleremo quel suo sorrisetto arrogante. Stavate parlando di me? L'entrata è dritto davanti a noi, nei pressi del Tenboto, andiamo. Certo Sofia, andiamo subito, però questa mi sa tanto... che vabbè, sarà un evento la prossima volta, secondo me. Quindi quando vedono un buco in un pezzo di cartone, gli umani piace metterci la faccia. Sto imparando un sacco di cose. Beh, non è proprio così, però sì. Si dice che massaggiando i piedi del Billiken-san si attira la felicità. Vuoi provare, Phoenix? Ok. Ho massaggiato intensamente i piedi della statua. Sento uno strano calore nel petto. Forse è la gioia suscitata dal sorriso del Billiken. Sembra davvero che possa succedere qualcosa di bello. Billiken-san è fantastico. Ah, di poco, santo Dio. Ci mancava pochissimo per salire di livello. Vediamo gli altri negozi intanto. Mamma, quanto è triste questa donna. Ah, mi sono fatta di coca. Okonomiyaki. Vediamo cosa sono. Che profumino invitante. Magari mi fermo qui e ordino qualcosa. A fine giornata Gioco ci avrà una panza tanto proprio così che neanche riuscirà a correre. Oh, ci sei anche tu, Phoenix. Vedo che non sono la sola ad avere un certo appetito. Stavo per rinunciarci, però. Non credo di riuscire a mangiare una porzione intera. Se a te sta bene, che ne dici di dividere con me un okonomiyaki con maiale e formaggio? Così avremo entrambi la giusta quantità. Va bene, mi sono goduto l'okonomiyaki. Non lo riesco a dire. Grazie, Sentro. Mi sono goduto l'okonomiyaki insieme a Makoto. Che nomi difficili da dire. Perché per noi sono nomi strani. Va bene, una nuova ricetta imparata. Ma dove cavolo è Zenkichi? Qua c'è Yusuke. Ah, eccolo qua, è in fondo alla strada. Chiosco di spiedini. Spiedini e okonomiyaki. È ancora quello di prima? No, è un altro. Ma, ah, c'è la venza. Per favore, entra dentro. Oh, ma quella è... Da questa parte, per favore. Devo discutere con te di una questione importante. Ovviamente. Nuovo potenziamento o nuova parte di storia? Ciao. Sembrerebbe che il tuo viaggio stia finalmente entrando nel suo atto conclusivo. Ah, di già, dopo 40 ore circa di gioco? E per quanto riguarda l'ambizione di questo Konoe, tutti i pezzi sono stati riuniti. Il suo cuore deve essere davvero distorto per aver scelto di sacrificare la volontà altrui senza esitazioni. Di questo passo persino il vostro futuro potrebbe cadere tra le sue mani. Ci assicureremo di fermarlo. Certamente, non ho dubbi che possiate farcela. C'è un'altra cosa di cui devo parlarti, sperando che possa esserti d'aiuto. Nuovo potenziamento? In tutte le prigioni disseminate per il tuo paese percepisco la presenza di ombre potenti, senza padroni da servire. Sono state lasciate a vagare nel metaverso. Sconfiggendole potresti riuscire ad accoglierle nel tuo cuore. Quelle grosse cattive e l'orso cattivo che mi ammazza con una sberla? Sappi che affrontarle non è necessario, anche se potranno indubbiamente dimostrarsi una grande fonte di forza. Ovviamente. Sono state aggiunte le richieste di sconfiggere i nemici potenti. Accetta la richiesta corrispondente e vai nel luogo indicato per avviare lo scontro. Ah, sono altri potenti ancora. Questi nemici sono immensamente potenti, ma completare le richieste ti consentirà di ottenerli come persona tramite fusione. Il potere del Jolly che in te potrebbe rivelarsi la carta vincente per questo mondo. Ti consiglio di sfruttare appieno le tue persone mentre ti tempri per la battaglia che ti attende. Grazie.
Dovrò starci un pochino su questa cosa delle persone, perché ho bisogno di tanti soldi, di tanti punti persona. E devo creare qualche persona, come ho detto l'altra volta, che sia non perfetta, perché non esistono persone perfette in questo capitolo, ma almeno o con una debolezza o con abbastanza resistenze. Ah, che ti prende, Phoenix? Sei andato in trance? Il punto d'ingresso più sicuro è la prigione e il Temboto. Andiamo? Ok. Oh, una nuova richiesta? Quella lì di Lavenza? La discesa del dio dell'Ebano. Sconfiggi il distruttore fratricida. Ehi, Yusuke! Il mio sesto senso sta cercando di parlarmi. Sì, qui gli spiedini sono una delizia. Purtroppo però ho già esaurito il mio fondo di viaggio. È davvero questa la fine? Ah, poveraccia. Yusuke sembra davvero a terra. Vorrei poter essere utile. Pensi di potermi aiutare, Phoenix? Ho cercato gli ingredienti per gli spiedini. Non dobbiamo fare altro che comprarli e cucinarli per lui. Ricette del Kushitatsu. Chiosco di spiedini. Diamo così tanta salsa che una doppia porzione sarebbe un crimine. Nel senso, ti abbondo di salsa, ma la carne la metto poca. Zenkichi, dove sei? Dov'è il mio evento gratuito che mi darà qualcosa? Negozio di souvenir. Da vedere Osaka, ripristina 40. Ripristina 100. Oh, finalmente qualcosa di buono. Eccoci qua, Zenkichi. Ah, eccoti, tieni. Un giovanotto come te queste cose non le rifiuta mai, vero? Sono dei gyoza da asporto. Ne avevo preso una porzione, ma hanno voluto darmene una seconda in omaggio. Per fortuna. Io non riuscirei mai a mangiare tutti quei gyoza. Prendili tu, se non sono affatto male, tra l'altro. Comunque, devo dire che voi marmocchi cucinate più di quanto mi aspettassi, considerati tutti i ristoranti che ci sono nei paraggi. Con tutti questi posti da provare, perché ne state sempre nei fornelli? A noi piace cucinare e mangiare tutti insieme. È una delle cose migliori del viaggio. Tu non cucini mai, Zenkichi? No, non molto. Spesso sono in servizio e finisco sempre per prendere qualcosa al volo, come dei sobo o un panino. Davvero? Guarda che non ti fa mica bene. Sì, lo so, era sempre Aoi a cucinare. Ogni tanto, quando mi capita di essere a casa, preparo qualcosa a modo mio. Sai, d'altronde c'è anche Akane. Lei però non è una grande fan della mia cucina. Credo che mi pentirò di avertelo chiesto, ma cosa prepari? Riempio d'acqua una pentola, aggiungo del sale, delle verdure a pezzi e un po' di carne. Se mi accorgo di aver messo troppo sale, aggiungo un po' di zucchero per controbilanciare. È tutto ciò che serve per un pasto semplice ed equilibrato. Santo cielo, come puoi andar fiero di una cosa del genere? Accidenti, ora sono ancora più dispiaciuto per Akane. Beh, che altro potrei fare? Non ho mai imparato a cucinare un piatto come si deve completamente da zero. Lei però sta ancora crescendo. Vorrei tanto poterle preparare qualcosa di buono. Se non altro ci sono delle buone intenzioni. È un fatto positivo sia per te che per il tuo rapporto con Akane. Ehi, Phoenix, insegniamo una ricetta a Zenkichi. Non solo per Zenkichi, ma anche per il bene di Akane. Prima si fa, meglio è. Ora che ci penso, quando ci ricapita di un'opportunità simile? Un'ottima idea. Hai sentito? Ti conviene stare al passo, Zenkichi. Cosa? Mi hai convinto senza chiedere il mio parere? Coinvolto. Vediamo, Phoenix è un maestro del curry, ma abbiamo già mostrato ad Akane come si prepara. Cos'altro possiamo insegnare? Ci sono, perché non chiediamo ad Haru e Futaba? Perché? Haru conoscerà per forza qualche piatto salutare, mentre Futaba è molto esigente e selettiva in fatto di cibo. Bene, Zenkichi, ti conviene chiedere ora prima che sia troppo tardi. Non saprei, non mi sembra il momento migliore per... Consultiamo prima Haru, sono certo che saprà consigliarci un piatto da principianti per Zenkichi. Sì, certo, continua pure a ficcare il naso nei miei affari. Ok, va bene, va bene. In caso più tardi mi dovesse andare, ok? Te lo chiederò più tardi. Ok, gyoza da sport è una nuova richiesta. Prima però chiediamo a Futaba cosa vuole. Siamo morti e adesso ci troviamo nel paradiso culinario di Osaka. Mi aspetta una giornata campale di rifornimenti. Ehi, ora che ci penso, sto andando in giro per posti in cui non sono mai stata. E lo sto facendo da sola. Ho chiesto l'indicazione a una signora. Ho persino parlato con il tizio che vendeva takoyaki. Sei cresciuta molto. Non sono più la Futaba di un tempo. Magari potrei farvi da navigatrice parlando come la gente di qui. Vai così, Joker, fatti dare un bacio. Va bene, Futaba, baciami quanto vuoi. Ed ecco qui l'entrata. Ma a questo punto io accetterei prima la richiesta. Dov'è? Quella nuova. Un papà in cucina, aiuta Haru e Futaba, certo. Ora torniamo da Haru. Le chiediamo cosa potremmo preparare con Zenkichi. Vuoi che insegni a Zenkichi sana a cucinare? Ne sarei felice, ma sto ancora cercando di migliorare la mia tecnica.
Beh, hai un buon occhio per la qualità degli ingredienti e conosci l'argomento molto meglio di lui. Sono già 2 punti a tuo favore. Zenkichi deve imparare a cucinare con amore. Solo così potrà rafforzare il suo legame con Akane. Tu sei molto brava in queste cose, sei perfetta. Oh, è molto carino da parte tua. Grazie, Mona-chan. Beh, se posso essere d'aiuto, sarà un onore dare una mano. Posso iscrivermi anch'io? Non credo proprio di saperne più di te in fatto di cucina. Ma chissà, magari scoprirai qualche trucchetto interessante. Allora, quale potrebbe essere l'argomento delle prime lezioni? Che ne dici della cucina di Obanzai? È uno stile culinario tipico di Kyoto. Prevede l'uso di pesce e ortaggi a chilometro zero. Nulla di troppo elaborato, insomma. Ah, sembra perfetto. E anche molto salutare per Akane. Ok, che ne dici se andiamo a comprare tutto quello che ci serve mentre ti prepari per la lezione? Mi metto subito al lavoro. Sarà anche la mia prima volta dietro la cattedra, ma c'è comunque in gioco la mia reputazione nell'industria alimentare. Ti invierò una richiesta insieme alla lista della spesa. Va bene, grazie. Consegna la melanzana, il tofu e il manzo. Abbiamo già tutto, perfetto. Ecco a te, accettiamo la richiesta. Ecco fatto. E la confermiamo. Grazie per aver recuperato gli ingredienti. Direi che siamo pronti per la lezione. Oh, sai che ti dico? Perché non provi tu a preparare qualche piatto banzai insieme a Zenkichi-san? Così potrai cucinarli ogni volta che vorrai. E poi, in caso dovessi sbagliare qualcosa, potresti darmi una mano. Allora, che ne dici? Lascerò fare a Morgana. Va bene, conta su di me. Grazie, mi sento già più tranquilla, sapendo che sarai lì con me. Non preoccuparti, Aro. Ci sarò anche io al tuo fianco. Grazie, Mona-chan. Non vedo l'ora della nostra prima lezione di cucina. Ecco la ricetta sulla quale lavoreremo. Grandioso. Per quanto riguarda Aro, siamo a posto. Prossimo obiettivo, far salire a bordo Futaba. Ok. Andiamo da Futaba ora. Fidanzata, dove sei? Aiutami a far colpo su Zenkichi-sama. Volete che partecipi alla lezione di cucina per Zenkichi? Cioè, sarebbe sicuramente divertente, ma non sono quel che si direbbe un palato fino. Sono esigente in fatto di yakisoba istantanei, ma la mia conoscenza culinaria si ferma lì. Andrà bene così. Essendo così selettiva, potrai rappresentare al meglio il gusto di Akane e il modo in cui reagirà alla cucina di Zenkichi. Oh, capisco dove vuoi arrivare. Allora vuoi assegnare il caso alla giudice Futaba, eh? Non per vantarmi, ma è da tempo che sottopongo la cucina delle Blanche al mio giudizio. Prometto, sarò severa ma imparziale nel corso di questo processo. Visto, sei perfetta in questo ruolo. Mi raccomando, se dovrai battere il martellone, fallo senza esitare. Ci puoi contare. Allora, da cosa inizieremo? Da un classico curry? No, Haru ci insegnerà a preparare delle pietanze in stile Banzai. Oh, ne ho sentito parlare, è la cucina tipica di Kyoto. Però sarà un po' insipido per una ragazzina delle medie. Bisogna insegnargli a cucinare qualcosa che piaccia anche un po' ai giovani. E sai a loro cosa piace mangiare? Curry e ramen, non accetto surrogati. Oh, beh, di sicuro ci sarà tempo per mostrare a Zenkichi come preparare quei piatti, Phoenix. Sarà in buone mani. In tal caso dovrai darmi prova del tuo valore come istruttore. Non ci sarà alcuna lezione per Zenkichi fin quando non avrai dimostrato che il tuo curry e il tuo ramen sono all'altezza. Ok. Sarà un'ottima occasione per rispolverare le mie doti da giudice. Ok, Alan's Cuisine. Ho la sensazione che Futaba voglia soltanto mangiare qualcuno dei tuoi piatti. Ma se servirà ad aiutare Akane? Insomma, dovrai ottenere il marchio di qualità della giudice Futaba per il tuo curry classico e per il tuo nuovo ramen. Ok, quindi dobbiamo cucinare ramen e curry. Curry di Kyoto e ramen di Miso. Ok. Credo che non posso farli. Dobbiamo andare a controllare. Vediamo anche il cuscino di Haru. Eccolo là, dove c'è Futaba. Ma che carino. Oh, sto posto si sta riempiendo di cazzate, ma proprio tante. Il curry di Kyoto e non posso farlo, ovviamente. E il ramen di Miso e posso farlo. Ok, questo posso. E mi sa tanto che... Fammi controllare. Il ramen di Miso ce l'ho già. Devo fare il curry di Kyoto. Ok. Quanti punti mi costi? Va bene, 3 punti posso buttarli, dai. Ma sì, facciamo anche il 4, dai. Più di così però no. Più di così non voglio... Anzi, più di così non voglio sprecarli. Stavo dicendo, ho sbagliato, sono andato nel negozio. Però almeno vediamo anche un po' di ingredienti. Ecco, qua il riso e il miso se ne vanno. Ci mettiamo ai fornelli. Però, cazzo... No, vabbè, dai. Per 4 punti non abbiamo sprecato chissà cosa. Curry di Kyoto... E ne facciamo uno. Oh, questo me lo ricordo. È il curry che abbiamo preparato da Zenkichi. Le verdure fresche di Kyoto danno proprio un tocco in più, eh? Vero? Oh, sì, Akane era davvero entusiasta, eh?
Perché non insegni a Zenkichi come si prepara? Così potrà cucinarlo per lei. L'abbiamo fatto per questo, Futaba. Pare che il curry abbia avuto un certo successo. Magari più tardi mangerò quel che resta. Ecco, 11 punti ottenuti, perfetto. E questi ultimi 11 punti appena presi li buttiamo proprio qui. Guarda, è stato un buon investimento alla fine. Dobbiamo aumentare anche questo dei danni speciali, perché i danni degli attacchi speciali non fanno così tanto male. Voglio aumentarli. E la richiesta è stata completata, perfetto. Sì, curry e ramen, questa sì che è vita. Quale giovane potrebbe mai resistere a un pasto tanto perfetto? Impossibile non cedere al suo richiamo. Ok, si entusiasma, ma com'è il sapore? Siamo qui per questo. Giusto, giusto, la prova dell'assaggio. Oh, oddio! È incredibile! Questo curry è epico tanto quanto quello di Sojiro. E il ramen di miso in pieno stile Sapporo. Sto avendo una visione. Vedo gli infiniti cieli di Hokkaido. Il voto per entrambi è un 10 tondo tondo, anzi 10 più più. Ok, ora il mio palato è pronto per entrare e per emettere il mio giudizio. La tua cucina sembra andare ancora alla grande. Siamo pronti per la lezione di Haru. Beh, fatemi convocare dalle mie stanze quando sarà ora di cominciare. Oracle della Sacra Scuola delle Blanche è pronta per analizzare fino all'ultimo assaggio. Oracle della scuola di... delle Blanche, è bellissimo. Papà in cucina, aiuta Haru Futaba a dare lezioni di cucina. Ok. Bene allora, vogliamo cominciare la lezione? Zenkichi-san, ripeto, vogliamo cominciare la lezione? Porca di quella troia! Sì? Sarò io a presiedere questa prova d'assaggio. Dovrai rivolgerti a me chiamandomi vostro onore. Va bene, volevo dire vostro onore. Ehi, queste due ci stanno prendendo gusto. Sei ancora sicuro che sia una buona idea? Certo che sì, in fatto di cucina sono delle due migliori consulenti dei ladri fantasma. Cerca soltanto di ignorare quanto sono brave. Sì, siamo d'accordo, è solo che... Ok, cerchiamo di stare al gioco per adesso. Zenkichi-san, hai lavato le mani in maniera accurata? Hai tagliato le unghie? E perché non indossi il grembiule? La lezione, anzi, la battaglia è appena iniziata, porca troia! E vedi di legare quei capelli da macio, ci vuole rispetto in quest'aula. Oh, cavolo, altro che ramanzine da commissario, qui siamo proprio in un altro livello. D'altro canto, però, imparare qualcosa potrebbe essere utile, soprattutto se è per cane. Sta a vedere, piccola, tra non molto tuo papà saprà prepararti il tuo piatto preferito. Missione compiuta! A che servono gli amici? Fammi vedere, scusami. Hai completato tutte le richieste speciali dei ladri fantasma. Yes, quindi vuol dire che siamo veramente alla fine. Oh no. Però è stato divertente, voglio ammetterlo. E ora è il momento di entrare nella prigione.